Late Night Taxi Dancer – The Italian Job. Quest'ultima parte del titolo è indicata tra parentesi, ma è una precisazione importante. Il brano di Peter Straker esce infatti in una versione riarrangiata dal pianista-compositore Gigi Bernardinelli e reinterpretata dallo stesso Straker insieme alla Royal Band, una tribute band italiana dei Queen. Peter Straker è cantante, attore ed è stato soprattutto grande amico di Freddie Mercury. Da qui allora i primi contatti con il gruppo di fan italiani Queen Passion e l'idea di rifare il suo brano. I love it. Listen, I've liked this song. It's one of my favorite songs that I've done all over in different places and sung it in England a lot. And it's been played on the radio a lot here. And it's just a good song and it's a good time song. And this new reincarnation of it really is I find it quite exciting because I love rock and roll. You know. Freddie and I were friends for about 15 years, really good, very, very good friends. He produced my second album, which I did, which was called This One's On Me, which Mike Allison, as the guitarist in my band, and he wrote some of the songs, and we wrote songs together, Michael and I. And Freddie helped me on a couple of the songs that I wrote. We were really very, very good friends and we just got on very well. We liked the same things, which were, we liked music, we liked opera, we liked, my mother was a leader singer, and so I grew up in the background of opera and he liked ballet. Or just by accident, we met each other and we found we just became very good friends. Parlando di Peter Straker e di Freddie Mercury, si può ancora ricordare la sua partecipazione ad alcuni video del frontman dei Queen, come ad esempio quello di The Great Pretender. Poi ancora ha lavorato in diversi musical come Hair nella versione londinese, Il Fantasma dell'Opera, Rocky Horror Show, Tommy. Qui però è la sua musica che è protagonista o che torna protagonista, a partire, come già detto prima, da un'idea di Queen Passion. Queen Passion nasce per volontà di sei persone, sei fan dei Queen, che si sono trovati a condividere la stessa passione e quindi hanno deciso di creare gruppo, pagina, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, siamo ovunque, per poter così creare una grande community di una family oramai, rimanere in contatto con gli altri fan dei Queen e poi ci inventiamo cose, ci piace moltissimo, diciamo è il nostro hobby, no? Quando hai 5 minuti di tempo lo dedichi a quello. È una grande amicizia prima di tutto, i Queen sono quasi una scusa, diciamo, è elegante di queste sei persone che si vogliono bene, sono amiche e tutti i giorni cercano di inventarsi qualcosa. Quando dico inventarsi, vorrei spiegarlo, ci sono tantissimi gruppi in Italia, fanno tutti un lavoro eccellente, veramente tanti in Italia e nel mondo. Noi avevamo come obiettivo di essere un po' diversi, da qui se vuoi questa esperienza con Peter Straker, la Royal Band, sono cose che forse solo noi facciamo, no? Va oltre il pubblicare gli ultimi eventi dei Queen, le storie passate, i ricordi di Freddie. Cerchiamo di creare qualcosa che sia un contenuto solo nostro, generato da noi. Da qui è nata poi questa idea di questa canzone di Peter Straker e il coinvolgimento della Royal Band. Un gruppo, quello della Royal Band, attivo da circa 20 anni e che negli ultimi tempi, proprio come Queen Passion, cerca di proporre idee che non siano solo strettamente legate alla musica dei Queen. Ci siamo conosciuti ad un evento ormai un annetto fa, all'inizio poco più di un annetto fa, un evento a tema Queen nel quale noi suonavamo e loro erano protagonisti come community e loro ci hanno proposto questa idea che all'inizio è sembrata veramente curiosa e più grande di noi, perché si parla comunque di rimettere le mani ad un pezzo arrangiato magistralmente da Gigi, però comunque ragazzi di uno che era amico vero di Freddie. Gigi Bernardinelli, che è il musicista, l'arrangiatore della canzone Late Night Taxi Dancer di Italian Job, è uno dei sei admin di Queen Passion, quindi collabora con noi ed è però anche un musicista, quindi ha creato l'arrangiamento della canzone. Inizialmente era
solo una un'idea che avevo avuto di rifare l'arrangiamento da praticamente da zero, tenendo soltanto la voce di Peter come traccia, come unica parte fedele, e insomma ho voluto rifarla in chiave un pochettino più, neanche moderna, diciamo un pochettino più rock. Infatti c'è stata anche l'aggiunta della chitarra del chitarrista della Royal Band, Michele Palomba. They've really done a good job, and Gigi has done a great job in the arrangement. So it was a no-brainer, and I'm thrilled. I'm just happy. I'm thrilled it's there. Il lavoro inizialmente si è svolto da remoto, causa Covid e conseguenti lockdown, ma poi finalmente Peter Straker, la Royal Band e Queen Passion sono riusciti a incontrarsi in un'occasione davvero speciale e si sono visti quindi per la prima volta di persona in un luogo fondamentale per la storia dei Queen e di Freddie Mercury. A un certo punto abbiamo pensato che ci sarebbe piaciuto portare la canzone con Peter, e quindi suonarla dal vivo, a Montreux. E Montreux, tutti sanno, insomma, è il palco per eccellenza. Non esiste altro palco così importante per una tribute band dei Queen, e non esiste luogo più sacro per un fan dei Queen, perché lì c'è la statua di Freddie Mercury. Non sapendo dove siano le ceneri che sono state affidate a Mary Austin, rispettando l'accordo fatto con Freddie, non lo rivela. L'unico posto dove il fan dei Queen va diciamo a ricordare il proprio amato è Montreux. Gigi, thank you for your piano. You should be playing the piano in the background now, Gigi, to play us out. Next time, Peter. We all came to England to see you. And will you give my love to the rest of the boys, please? They were fantastic. They were really great. We will. Goodbye, baby, goodbye, yeah. Can't believe he can.